Allora, spiegatemi che voi avete contro l'aglio e la cipolla. Che va fatto? La volete far estinguere l'aglio e la cipolla? Eh? Se esce fuori si va a mangiare uno spaghetto alle vongole e non c'è più l'aglio, né il piccante. E non è uno spaghetto alle vongole, quello fa schifo, va bene? Io ce lo voglio sentire. La cipolla, ragazzi, detto e ridetto. Fa amore, che vuol dire? La mangio io, la mangia lui, si mangia insieme, si annulla la fiatella e quello ti permette di trovare l'anima gemella, perché uno mangia la cipolla, ragazzi, è l'amore vero. Ci si va. Questo è Impronte Digitali, il podcast del Giunco.net che racconta storie che lasciano un segno. Io sono Jule Busch e l'edizione di oggi è dedicata al giorno di San Valentino, la festa degli innamorati. Vi racconterò una storia d'amore. Anzi, la racconteranno proprio i due protagonisti, Silvia e Mattia. Probabilmente di loro due avete già sentito parlare perché in realtà sono una cosa sola, i Mollicas. Seguitissimi sui social con il loro furgoncino di street food, hanno scalato molte vette e sulle nostre pagine abbiamo spesso raccontato delle loro conquiste. A me piace definirli i Ferragnes dello street food, ma oggi non parleremo di lampredotto o prosciutto. Conosceremo invece una storia inedita, quella in cui due ragazzi appena ventenni si incontrano, lontano dai social, quando i cellulari somigliavano ancora a dei mattoni e mandare un sms ti portava via mezzo stipendio. Quindi se te ne arrivava uno, dovevi essere davvero speciale per quella persona. Insomma, di solito quando realizzo un podcast ci perdo molte ore dopo l'intervista tra arrangiamenti e tagli. Invece questa puntata è un po' diversa, perché ho deciso di lasciarla semplicemente integrale. Buon ascolto. Da quant'è che siamo? 14 anni 14 15 insieme. Anni si lavora insieme. Viviamo insieme, dormiamo insieme, ah. Ci vediamo insieme. Ma è nata prima la passione per il cibo o la passione per la... È nata insieme, anche quella, perché è nata siamo insieme. Andati a convivere a casa della sua nonna, che era il 2008. Sì. C'era due fischellini, 20 anni, ci sapeva. Ah, più o meno sì. E si fece questa convivenza. Me la ricordo bene. Sì, io gli portavo la spesa a casa perché mangiava fuori non stava. E quindi via via dicevo, ma tu sei brava a cucinare. Guarda, ah, sì. tu c'hai talento. Perché noi ci siamo conosciuti senza i social. Cioè noi siamo una coppia nata senza inizio, ma Facebook, Instagram. Sì, cioè noi siamo una coppia vecchio stampo. Quando ci siamo conosciuti noi non c'era i social e quindi... Ci siamo dovuti scoprire. Ci siamo dovuti scoprire vecchia maniera. Ma dov'è che vi siete conosciuti? Io sono originario di Firenze, poi stavo appoggio a Caiano. Io sono di Montelupo, però al mare venivo. Cioè, praticamente abitavamo a un quarto d'ora di distanza, c'era cioè una collina fra me e lei. E ci siamo conosciuti a Puntala. Ci siamo conosciuti a Puntala perché io ho una casa a Gavorrano e il mio vicino di casa ha invitato Mattia al mare. E quindi nell'estate è arrivato 2006. Dove è venuta una mia amica e gli ho detto non ti preoccupare che quest'anno c'ho già tutto pronto. Quanti anni avevate? 2006 io avevo 20 anni precisi e te 22. Sì, perché sono nata a febbraio, ma c'è un anno di differenza. Lui è nato a dicembre, io a febbraio. Però... E eravate entrambi liberi quando vi siete conosciuti? Sì. Sì, sì, sì. Sì. Siete quasi, eh? Vabbè, ma te, che te dici sempre sì perché per te non eri con gli altri, ma gli altri stavano con te. Quello. Cose... Sai da elementari quando uno dice sei fidanzato, sì, ma lei lo sa. No, vabbè, però quello non era ancora definitivo, cioè nel senso. Ma insomma, arrivata al mare vi conoscete lì per la prima volta, alla fine vi siete incontrati. Sì. Sì, io praticamente avevo già deciso tutto, la mia amica, perché l'avevo visto, e quindi lui non lo sapeva, ma io l'avevo già puntato. E dove l'avevi visto? L'ho vista arrivare dal mio vicino di casa e quindi... Era un po'... il primo incontro è stato un po' tipo Giulietta e Romeo perché lei si è affacciata dal terrazzo, ero sotto, mi ha salutato, io vedo un po' il giusto perché un po'... no, sono un po' miope e di notte con la luce dietro al terrazzo, cioè praticamente non l'ho vista.
Io l'ho salutato e ho detto, Madonna, visto, non mi salutare nemmeno. Infatti mi fa sempre, ma ti sono piaciuta la prima volta che mi ha visto? La prima volta non t'ho visto proprio benissimo. Perché io dico, no. ciao, e lui non mi chiamava nemmeno. Io, ma veleno, si inizia bene. Cioè, come dire, ci avevo fatto il pensiero e questo manco mi guarda. E poi il primo appuntamento me l'ha chiesto da Silvia. Però... c'è da dire questo prima che non te lo racconti mai. Manuel, il mio vicino di casa, per l'appunto ha avuto la febbre. E la mamma di Manuel mi fa, ah poverino Mattia, è da solo. E la mia amica doveva ancora venire. Ma perché non uscite voi due insieme? Sai, mi dispiace lasciarlo in casa, visto qui. Ma va bene. E quindi... No, è venuta su vestita da corsa, ma sono vestita da... mi ha chiesto, cioè, non volevo fare l'appuntamento, il primo appuntamento, ma era tutto disastro, mi ha fatto, vuoi venire a correre con me? Sì, perché ho detto l'appuntamento mi sembrava, no, vuoi venire a prendere un gelato, ho detto vita. Mi metto la tuta, andiamo a non correre. Era credibile, perché a Gavorrano dove vai a correre, cioè, non c'è un posto, però ho detto metto la tuta e gli dico andiamo a correre, così non è un appuntamento, però se poi gli interessa da lì vede io lui, no? Una cosa che odio più in assoluto nella mia vita è correre. Però mi ha detto di sì. Cioè andare a correre proprio. Mi ha detto di tant'è sì. Tant'è che sono andato con i pantaloncini da mare, del costume e delle scarpe da ginnastica bassissime che faceva un male cane. Okay. Cioè, perché non avevo neanche nulla per andare. Era tutta tattica. Però ha funzionato. Ha funzionato. Siamo qui. Abbiamo corso quanto? Pochissimo. No, sei corso. Sì? Sì. Io mi ricordo. Penso lui se lo ricorda, perché quello è una delle poche volte. No, ma riportato altre poche volte a correre. Non l'ha più portato, no? Poche volte. E quindi poi siete andate a convivere e lì hai scoperto sì. Che lei era brava in cucina? Ho scoperto che lei era brava in cucina. Ah, sì. O almeno per come si pensava noi, perché poi dopo ti accorgi comunque non basta essere bravi in cucina per poi intraprendere una carriera da... di ristoratori, di chef, poi di street food. Non basta essere bravi a cucinare. Perché all'epoca che lavoro facevate? Io lavoravo dai miei genitori, che hanno avevano, ora sono in pensione, un negozio storico di scarpe a Montelupo, e quindi finita la scuola io dovevo finire lì. Anche se la sera andavo a lavorare nei ristoranti. Sì, gli ultimi tempi provando di sera. Io in realtà avevo fatto 2 anni di ingegneria a Firenze, e basta, cioè davo 10 esami, ma non era per me, non mi ci rivedevo poi. E erano quindi, plastificati i libri, erano plastificati, però davo 10 esami quei libri plastificati. Non è facile, sono pedito 9. 9, sì. Comunque io l'ho conquistata a barzellette, perché ora sono fortissima nelle barzellette. Questo era importante. Ciao, dichiari fortissima nelle barzellette. Ha funzionato però come primo appuntamento. È vero, raccontavo molto di barzellette. E diciamo che c'è una barzelletta che non mi ha mai finito di raccontare, perché non si ricorda la seconda parte. Perché pur di raccontartele parti anche a raccontare, poi magari non si ricorda. Quindi c'è questa barzelletta della Yellow Pecora, che io so fino a metà. E non so la parte finale. Non mi ricordo dov'è questa parte. E probabilmente staremo insieme finché non mi racconterà la seconda parte. Vabbè. Cioè, magari quando pubblichiamo il podcast qualcuno dei nostri ascoltatori... se la sa della Yellow Pecora, perché non mi ricordo... Sempre esiste questa parte. No, esiste, però non mi ricordo la fine di questa parte. Ma la prima parte com'è? Ma non me lo ricordo. Non si ricorda neanche più la prima. A quei tempi però ero fortissima nelle barzellette. E quindi siamo... andava di moda a quei tempi la Yellow Pecora. Quindi io ho smesso ingegneria e nel frattempo però facevo anche l'istruttore di nuoto, perché comunque avevo la carriera agonistica alle spalle, poi mi insegnavo. Era fortissima, era campione toscano di dorso, cioè non è che lo facevo a livello. Andavo a vedette alle gare, mi svegliavo alle 7 per venire a vedette, cioè. E poi, prima del ristorante sempre, il nostro primo lavoro insieme, mentre lei lavorava nel negozio sui genitori e vendeva le scarpe, il negozio era, insomma, è conosciuto, ci avevano tutto questo magazzino sopra, c'erano 2 piani di magazzini scarpe, e gli fa lei, ma perché non provi a metterli su, ai tempi era 2007, quindi agli albori, ha un negozio su eBay, sì, vedo che vendono questo... E lei mi dice subito, ma non è una cattiva idea, facciamoli e te, lo organizziamo. Si fece il negozio online. E si fece il primo negozio online. Il primo negozio online insieme, su eBay. Sì, e sulla somma facevano giustamente, tra l'altro. E vendevate scarpe. Sì, vendevate scarpe di magazzino. Cioè, mio babbo mi dava
tot scarpe di magazzino, cioè vabbè, prova tanto questo. Scarpe di marca, capisci? Tutti gli anni magari cambiano modello. Ma era 2006-2007, era una cosa. Sì, la Colle 2007. Facevano le riunioni delle commerce anche a Firenze e noi si andava. Io mi ricordo che faceva lui, andiamo, dai, c'è quelli, ti insegnano come fare. E suo papà giustamente faceva, la sua mamma, come si fa a vendere le scarpe su internet? Non se le provano? Come fanno a comprare una scarpa se non se le provano? Sì, che non è... c'era questa cosa. E si dice, vabbè, si darà due misure, si misureranno le scarpe, si misureranno al piede, si guarderà. Quante se ne vendette in un anno? 650 paia. Ma nemmeno tutte me le dava, mi dava veramente così, poco. Senza neanche impegno, neanche... Me ne dava poche, perché... ci scommetteva. Mi ricordo ancora le infradito vendute in Nuova Caledonia. In Nuova Caledonia. E suo papà faceva, ma le stanno pagando più che il negozio, ma non perché sapeva le nemmeno dove era Nuova Caledonia. Giustamente. E poi abbiamo scoperto la colonia francese. Vicino all'Australia. Vicino all'Australia. Sì, infatti anche io sono rimasta. No, ma siamo andati a vederla tutti. Sì, siamo andati a vederla tutti. Anche perché questa spedizione veniva un'esagerazione. Era della Vaianas dell'Olanda. Ti ricordi, era l'anno dei mondiali, no. C'era qualcosa. Però insomma, il nostro primo lavoro insieme è stato un e-commerce adesso nel negozio. Sì. Dopo 10 è venuto in mente di fare, ma perché questa cosa non la ampliamo? A tutti quelli che hanno un magazzino e vogliono disfarsi di questi magazzini. Quindi si è aperto il primo centro commerciale nostro, sì. La nostra idea era questa. La nostra idea era di fare il centro commerciale su eBay. Quindi un negozio eBay dove era racchiuso tanti magazzini, tante aziende. Abbiamo fatto tutte le brochure, come è Amazon ora. E ci hanno dato credibilità. C'era un ragazzo che produceva scacchi e ci dava da mettere gli scacchi. Chi vendeva liquori, piuttosto che la ceramica. Mm. E andava a giro con questi volantini, noi a 20 anni, cercando di mettere in... I fumetti anche. Che forse è il ruolo ora che fanno, non so, il social media manager, quello può essere ora l'organizzare l'azienda a livello di internet, di social. Se erano momenti di fare questa cosa, organizzare, di gestire a chi non sapeva fare la parte dello shop online alle aziende. E si fece un annettino. Perché noi si parte sempre quando facciamo le cose, cioè il nostro obiettivo è subito conquistare il mondo. Non è che ci poniamo obiettivi intermedi, cioè quando abbiamo un'idea è l'idea del secolo per noi e ce ne convinciamo, quindi magari poi forse finisce dopo un mese, due giorni, fallisce, però in quel momento sei convinto di quello che siamo molto, ci si convince a vicenda. Ci siamo divertiti da morire. Però alla fine tutte queste esperienze su internet faceva piegare a ridere. Era un po' di disagio. Mi ricordo ancora la vecchia toppettina. Si chiamava Toppettina, sì, mi ricordo. Una ragazza, un uomo utente Toppettina, si beveva, comprò le scarpe. Noi non si sapeva nemmeno il nome, funzionava meno male. Lei meno. Insomma, comprò queste scarpe su eBay. E poi disse: no, io non ve le posso pagare. L'avesse ma fatto. E lei si era partita, come ne può pagare? Ne può pagare? Cioè, qui succede un casino, ne si fece. Cioè, noi si va per vie legali, perché per noi era una cosa serissima questa cosa. Cioè, avevamo paura che succedesse. Noi avevamo lì. E questa, povera figliola, se ci ascolta chiederemo scusa. Insomma, si dispiace talmente tanto, che ci devo provare. Ma la sua mamma era una bambina, non so, serissima, una ragazzina. Un'email scritta... Sì, sì. È un impegno preso, la sua mamma e poi comunque se la sbrugò. Ci sono dei vincoli però, quando mi ricordo ancora. Ma guarda questo, cioè, ad oggi la risolveresti con un messaggio, non importa, non ti preoccupare, si fa un rimborso, non è un problema. Però, a quei tempi non si sapeva niente. Quindi le avevate già mandate le scarpe? No. Cioè, era l'impegno, si era preso. Lei aveva fatto l'ordine. Non aveva niente. Ma ti si spediscono, punto, e te le paghi. Non è che avevi scelta. Non avevamo da dire perché eravamo fiscali. Cioè, ormai la scelta. Fiscalissimi. Ormai è quello, lo devi prendere. Vabbè, è un po' di improvvisazione. Vabbè. Però tutte queste esperienze alla fine ci sono tornate utili anche adesso. Ah, sì. Quindi sì. Cioè, alla fine la somma di queste esperienze hanno fatto quello che siamo oggi. Quindi... Perché poi è nato il furgoncino. Poi no, è nato il ristorante. No, è nato il ristorante. Ah, già la fa facile, si sa partire dalla cosa più difficile. Mentre si faceva questa cosa, si chiamava World Store, una cosa mondiale. Io intanto, mentre avevo tempo di organizzare queste cose, guardavo degli annunci, perché il mio sogno era aprire un ristorante, il mio personale. Cioè da ingegneria alla ristorazione. Sì, però il babbo della mia nonna, aveva un ristorante, quindi nei geni c'era questa cosa. Io poi volevo fare l'alberghiero,
da ragazzo. Invece poi mi avevi visto, no, scientifico classico, feci lo scientifico. Però io ho sempre avuto la passione di questa cosa qui. E quindi nel frattempo cercavo degli annunci di ristoranti in vendita, tutta roba che non ci si poteva permettere. O Firenze si cercava, o dove si aveva l'appoggio, che era via in mare. E gli fissai, senza dirgli nulla, un incontro in questo ristorantino che vendevano a Follonica, dismesso da 2 anni, che era sempre andato male, però ci si poteva permettere in quel momento, grazie ai nostri genitori comunque, okay. Sua, insomma, cioè, ci davano la casa in mare, i miei mi hanno aiutato a prendere il finanziamento e anche a pagarlo, chiaramente, perché insomma prendere un ristorante non è uno scherzo, anche perché però effettivamente quello, se era giovane, la licenza costava poco, poi c'era a metterci il nostro lavoro, però non si è preso così, anche lì convinti di poterlo fare. No, in realtà sei te che avevi fissato questa cosa. L'ho fissata a sorpresa, l'ho portato a Follonia e si guardava sto fondo, a guardare sto fondo, mi ci ha portato, quando mi porta a vedere le cose poi era già tutto dentro, perché lui lo sapeva. Però anche se sei entrata e ti è garbato, anche se cioè, era impossibile farselo garbare perché l'ha ridotto veramente male, però tutte e due si è vista insieme. Sì. Come si chiamava quel ristorante quando l'avete preso? Quando si era preso, non so. No, come il vostro, quando il nostro Badalui. Badalui. Infatti ce l'ha schiacciata ora sui menù che siamo a Badalui. E quindi niente, si è preso. C'è stata anche una parentesi in Australia, no? Se non sbaglio. Sì. Nel mentre si era con il ristorante aperti, ci arriva questa offerta di lavoro e come sempre, come dire, tutte e due si dice di sì. Dice venite, vi si dà da lavorare in Australia, venite, te vieni in cucina, mi aiuti, ho dei ragazzi, andiamo a capire la cucina toscana, perché apro una trattoria toscana, così così. Dio, ma mi paghi, perché se no un parto, cioè. Parliamoci, c'è un ristorante, c'ho delle spese. Sì, 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 sì. Cioè si trattava di chiudere poi il periodo invernale. Il periodo invernale, nulla. Poi dopo invece stavolta è andata in porto e quindi siamo partiti. Non è che nessuno dei due ha detto, ma come, ma sei al ristorante, no? Ormai che ce ne frega, no? Tutte e due, ma guarda, c'è offerta. Vai, facciamolo. E siamo partiti. Quindi sì. Un po'. Dopo 2 giorni si era comprato il biglietto, fatto il visto, ogni cosa. Sì. Fatto il visto e tutto. E poi niente, si è fatto 6 mesi in Australia. Poi in realtà alla Silvia avevano chiesto anche di rimanere, gli volevano fare il contratto, lo sponsor, che in Australia è anche molto difficile ottenere. Gli ho detto se firmi ci divorziamo, perché io torno a mare. Io non gli piaceva stare, perché è bello, cioè è un mondo che ha sue esperienze, però alla fine ti deve piacere anche dove stai. E non conta tanto neanche poi quanto ti danno ti davano molto di più che in Italia. Avresti fatto una vita molto subito, molto più agiata che in tutte altre parti. Però se non ti piace lo stile di vita e non ti piace dove vivi, non conta niente quanto guadagni. Poi sì. Anche a lei non è ma questo. Lì eravate già sposati, quando è che vi siete sposati? Sì, no. Quando siamo sposati? Nel 2011. Ah, 19 settembre. 19 settembre 2011. 19 settembre 2011. Di lunedì. Di lunedì, perché doveva venire meno gente possibile. A Gavorrano. A Gavorrano. Noi tutte e due di Firenze e provincia, a Gavorrano. A Gavorrano. Di lunedì alle 3 del pomeriggio. Alle 3, perché è meglio. Sì, la gente doveva spezzare la giornata, ne veniva ancora meno. E invece ne sono venuti tutti, ci ha fatto piacere, stavo bello. Stavo bello. Perché noi volevamo una cosa intima. Tutti più due. Più due. Noi volevamo una cosa intima nostra. Che vuoi dire? Più due. Sì, che si è aggiunto 2 imbucati. Ah, 2 imbucati. Di quelli che a volte, visto, se mandi la partecipazione ma e poi l'invito, e poi l'invito anche alla cosa. Sono quelli che hanno ricevuto la partecipazione, ma non l'invito, ma non l'hanno capito. Ma non l'hanno capito e sono venuti comunque. E cosa gli dici? Scusa, non sei invitato. Cambia ristorante, gli aggiungi 2 posti. E no, però è stato bello, ci siamo divertiti anche lì. Sì, perché poi Mattia è sempre parte, no? Dice, no, ma i fiori non li fare. Io ho fatto fiori, no? Chiamato il fioraio. A me piacciono le cose molto semplici. Ah, no, ma fiori ci vogliono, se si portano a mangiare ci vuole. Il fotografo, non lo chiamare. Ma come si fa le foto? No, io e palle, poi ci chiamano. Palle, poi ci chiama di vigila. Non so con nessuno. Ho chiamato il fotografo. Come si fa a fare le cose? Il vestito ce l'avevi bianco, bello. No, lei bianca non ci può. No. Non può essere tradito. No, perché io mi sembro Barbie e quindi non mi piaccia bomboniera. Io ero tutta colorata. Era un bellissimo vestito di una azienda casa di moda, fa, eh?
che uno si dice me lo ce permetto, ce n'era tre in Italia, me lo permetto una volta nella vita, però era bello, però tutto colorato. Io mi sono sposata e ero tutto colorato, che la mia mamma mi aveva portato questi negozi a scegliere, però io facevo, mamma guarda, cioè, ma ti sembro io, gli facevo, e ci vedo, è tutto compreso qui, non mi ci sentivo, invece no, era bellissimo. Le vedi sempre delle sue battute, sì, continuamente. Cioè questa cosa qua con cui ti ha conquistata, sì, alla fine, ma anche perché anche quando non fa le battute a me viene da ridere a guardarla uguale, perché tu come fai? Sì, no, noi siamo un incastro, perché lui è completamente diverso da me per certe cose, io uguale le penso astratte a volte nel mio mondo, ma non si sa per quale ragione noi siamo compatibili. Sì. Boh, io l'ho detto, non ho mai, come dire, non l'ho mai legato a me, anche se nel rapporto all'inizio siamo stati insieme, però ho detto in qualsiasi momento io facevo, se non te la senti, cioè, sentiti libero anche di andare via, nel senso, non è che va forzato il rapporto, perché l'amore è una cosa che va fatta crescere giorno giorno, non è che mi sono sempre fatta l'idea, ora fo così, poi mi programmo, poi nel futuro voglio questo, voglio quello, no. Se viene, viene da sé. E, insomma, non lo so per quale motivo. C'è un'alchimia fra me e lui che viene da sé. Non c'è bisogno di programmare nulla, ecco. Sì, perché nelle coppie a volte è anche difficile rimanere insieme così legati nel tempo, soprattutto perché si pensa, ma siamo tanto stati insieme tutto il giorno, quindi più legati di voi, ma potrebbe essere anche il contrario, perché sì, più esatto, stare insieme... Cioè, sì, vi prendete anche spazi vostri, che cioè avete la necessità, allora, di... cioè non ci... per fare psicologia di coppia, ma così no. Ci prendiamo un fondamentale spazio nostro, che è anche condiviso, perché a me piace notare tutto, sì, ultimamente piace molto anche a Silvia più di me, gli ho insegnato a notare, quindi se va in piscina, sì, siamo col capo sott'acqua, quindi ognuno pensa agli affari sua, pur stando insieme, no? Però è un modo... E alla fine, nel senso, non è che non vogliamo prenderci uno spazio nostro, è che... In questa diversità, però, hobby e passione coincidono molto. Anche se siamo... Ti fa un esempio, una cosa che potrebbe essere molto maschile, come andare allo stadio a vedere la Fiorentina, sono pure molto tifoso, lei è quasi più tifosa di me, eppure quindi si va allo stadio insieme. Non lo so, per quale... eppure noi, non... cioè, ti ripeto, non ci siamo conosciuti con i social, cioè, non è che io sapevo che lui aveva questi hobby. O sono andato a sbirciare la pagina sua. O le foto o qualcosa, nessuno sapeva nulla dell'altro. Tra l'altro lui ha fatto tutta a Firenze e io ho fatto tutta a Empoli. Quindi era, cioè, due città completamente diverse, proprio da zero siamo partiti. Nessuno dei due aveva un amico in comune o un familiare, cioè siamo conosciuti, cioè, il classico, non so, colpo di fulmine arriva, è quello, senti che è quello. Boh. Se pensa una cosa buffa che ci successe all'inizio, dopo pochi giorni ci si conosceva, ti scambi il numero di telefono, ancora funzionava, no? Ti scambi il numero di telefono. E c'era ancora i messaggini, c'era ancora i tempi in cui se ti connettevi a internet e cominciavi a spengere il telefono, avevi paura. Ah, spendo! Sì, e a un certo punto ci si manda un messaggio a vicenda, che suona al solito tempo, scritto identico. Cioè una frase di 5-6 parole, non di più, identica. Identica. Tant'è che io pensavo di essermela mandata da solo e lei sì, pensava di essersela mandata da sola. Sì. Nello stesso momento, cioè noi si va... Però è buffo perché, ti ho detto, a livello estetico SMS, la gente pensa di trattarci in maniera differente. In testa siamo come se si fosse uguali. Non so se mi sono spiegata questa cosa. Però è così, boh. E vabbè, si cerca, se c'è una divergenza si cerca di arrivare a metà. Sì. O a volte uno prende un'iniziativa e l'altro alla fine gli va dietro. Poi però se non è il caso... di continuare si smette. Comunque ci si confronta, anche se non si trova un punto in comune all'inizio, c'è tanto confronto fra tutte e due, perché c'è stima reciproca. No, sta zitta un attimo. No, non sto zitta che un attimo. Che c'ha da dirti te lo se dice se una cosa non mi va bene, glielo dico. Sempre. E anche se lui è convinto che quella cosa va fatta così, perché lui ha deciso che è così. E gli dico, no, ma ci passa anche delle giornate a volte per fargli cambiare idea. Sì, continuamente. Però ci riesce alla fine. A volte sì, a volte... Non è cambiare idea, è più cominciare a capire, a vedere come la sta, cioè, come la sta guardando lei che mi ci vuole portare. E effettivamente poi tutte le cose sono relative, dipende da che punto di vista le guardi.
Quindi si cerca di arrivare... Si cerca di arrivare a un punto, ecco. Senza stare a danneggiare l'altro. Perché quello è importante. Davanti c'è il nostro rapporto è davanti a tutto a il tutto, resto. A tutto, non esiste. Cioè tutto il resto, almeno in questi anni, l'abbiamo sempre messo dopo il rapporto fra me e lei. Furgoni, ristoranti... Anche il ristorante si è venduto perché non era più vivibile... Cioè vedevamo e comunque ci toglieva parte di noi e quindi a quel punto si è deciso di vendere, non perché ci andava bene. Poi siamo appassionati di serie TV, di film, libri, fumetti, ci sa tutto un altro, cioè questo è un altro mondo nostro che ci piace tutti i giorni, si alimenta, vinili, boh. Non c'è una cosa. E io con il furgoncino avete trovato un po' la vostra dimensione, no? Cioè almeno è quello che traspare, sì, diciamo, il giusto equilibrio fra il lavoro e il nostro, e tempo, nostro libero, tempo libero, che invece per ristorante ce l'aveva tolto. Cioè noi abbiamo, tra virgolette, perso tutti i nostri 20 anni. Ah sì. Che da quando avevamo 22, 23 anni si è fatto il ristorante. Perché fino... ora quanti anni avete? Io c'ho 36. Io ne fa 38 ora. A 18, in febbraio. Però ecco, per 7-8 anni, quindi dai 23 ai 30, 22, 30, 31, fra virgolette, ma senza neanche troppe virgolette, ce lo siamo perso. Testa bassa e pedalare, fine. Dalla mattina alla notte. Mattina alla sera. Anche perché il ristorante noi si è fatto da soli senza dipendenti. Senza nessuno. Quindi da lavare le mattonelle a tutta fare la gavetta, il pane, la pasta fatta, tutto. Sì, sì. Tutto quanto. E ora abitate a Gavorano? Sì, sì. Abita sempre nella casa, ormai era la mia ormai casa, casa di Mario, nostra. È diventata casa nostra. Ma è casa nostra. Sì, perché guarda, cioè alla fine non che ce ne sono poi così, perché di coppie ce ne sono naturalmente tantissime, però di coppie un po' particolari. Poi vabbè, voi siete anche personaggi pubblici, no? Quindi uno può anche pensare, vabbè, questo è quello che ci raccontano sui social, è tutta una proiezione di... Invece no, mi in sembra realtà... che siete molto autentici. Sì, e, sui social in realtà in noi realtà tendiamo proprio a non raccontare troppo, della vita. Cioè, non è che farò mai un post dove dico fa la foto di lui, lo amo tantissimo, lo voglio condividere con voi. Non ho bisogno. Ce lo diciamo fra di noi. Ecco, non ho bisogno dei social per dirlo. Ecco, bravo. Ci I social li utilizziamo per rimanere lavoro, in contatto con la gente, per lavoro, per farsi due risate, sì, per creare interessi su una cosa. Mattia non c'è nemmeno sui social. Io non ce l'ho profilo social. A me me l'ha messo per la pagina perché, di Facebook. Anche perché che fa fare un profilo social, poi mi mandano amicizie, quelle e quelle. Vai a spiegare perché te l'ha mandato. Poi no, ti ha messo mi piace. Sono gelosa. Sei gelosa. Sono gelosa. Quindi no, perché, no, hai avuto problemi. Perché anche di quelle brutte. Brutte, adesso ne dice sta proprio. Non si può più di brutte. Ah, diversamente belle. Anche di quelle diversamente belle. Sì, ma infatti sarebbe stata la mia prossima domanda, così, no? Cioè, qual è la cosa che ti piace di più di lei e cosa ti piace meno? E viceversa. Di cosa lei mi piace di più e cosa mi piace meno? No, non mi garba come spende soldi, mi spende troppi. Mi spende troppi. Si vizia. Ha detto una cosa, non ti piace, una cosa, si vizia troppo a volte. Anche se dice che non è vero, ma non è vero. Lui spende più di me, non va bene. Ma io non è che ti limito. No, però è una cosa che non mi piace. No, guarda, uno deve stare. Sei gelosa perché mi piace. Ti ho detto una cosa, ho detto che è una cosa che non ti garba. Sono partita da quelle che non mi garba. Vabbè, diciamo subito una che ti piace, perché se no. No, se mi piace è che lui ha la calma. E quando dice di fare una cosa che ha in testa, ha già tutti i suoi discorsi che filano le cose. Quindi non ho bisogno di star lì a capire fin troppo, cioè questo modo pacato avvolge in modo la persona che ti aiuta a fare le cose, non so come. Quindi è calmo, paziente, concreto, non so come fa questa cosa, tutta insieme. È la sua parte più bella. Bilancia bene tocca sì, infatti è per quelle sì, poi ti lascio fare, è per quelle ti lascio fare, La sua parte c'è, cioè, che è peggiore, che poi alla fine a me fa ridere perché magari quello che possono essere le sue parti anche peggiori sono quelle che poi la caratterizzano, quindi non sono fondamentalmente peggiori in assoluto. No, è vero, perché poi non le puoi togliere da una persona, o ci convivi e le accetti, o se no è inutile, non è che le
Però tipo lei è molto diretta, anche troppo, anche con... cioè non si preoccupa spesso se davanti c'è una persona che se la può prendere, può essere un momento che non è il caso di dire una cosa fuori posto, non gli interessa, se non ha paura di farsi vedere anche nella parte peggiore. Purtroppo. Questo sarebbe stata la parte brutta, cioè hai detto una cosa bellissima, però non sì, ma a me mette molto disagio perché io sono. Come ti ho detto, io entro. Deve avere il filo. Io entro, mi medesimo. Concreto, poi arrivo io, bam. Io mi medesimo anche nelle altre persone che magari si sentono dire che può far bene o può far male, ma una cosa troppo diretta o troppo di quelle, sai che genera il silenzio? Quindi hai un esempio? Aspetta, c'è un esempio. Aspetta, eh. A parte quelli delle parti personali, meglio non dire perché poi alla fine dirà. Vabbè, se ce l'hai, se no. Se poi mi viene in mente, io non ho memoria. Infatti, quando litighiamo, piglia sempre ragione lei perché mi dice: fammi un esempio. E io sugli esempi penso di averli e poi. Ma in questo noi donne. Non arrivano sempre. Proprio. Magari te lo dico fra un quarto. Domani ti mando un messaggio. Che poi ci penso e vabbè, questo a me mette a disagio perché poi la preparo, a volte ci sono incontri magari mi raccomando, che sappiamo già che comunque dobbiamo andarli un po' a discutere, tipo, mi raccomando, la preparo e tutto, poi se entra basta quel secondo che gli scatta la vena e cancella tutto che l'abbiamo messo in conto e poi mi tocca, è il nocciolo, sì. Cosa bella è lì. Capito? Lo focalizzo, è lì. E poi... lei lo sa, in quei momenti, e che poi si vede che io comincio a tirare le braccia. Sì, c'è questa cosa, delle fedatine, sì. Delle cose. E ormai lo sa, quindi quando si siede deve fare una cosa, gira le gambe dall'altra parte per non farsi tirare le braccia. Ma anticipa. Però serve per migliorarsi a volte, no? Cioè, a volte dire le cose... Aspetta, si vuole dire la parte la bella, bella. Ci mancava. Vabbè, la parte bella è che io mi alzo tutti i giorni con il sorriso. Vedi? E vo' a letto con il sorriso. Non so, e quindi è una cosa che io. Cioè, era una cosa che cercavo nella mia vita. E quindi non è affatto semplice, è vero. Vero. Ci fosse mai una volta mi sono girato, anche se ne abbiamo vissuti momenti difficili e tutto quanto, ma ci si svegliava sempre con una positività addosso, quindi è bello, vuol dire che sta accanto a una persona che ti sta dando tutto se stessa. Eh sì. Nella parte più bella che può. Poi. Ci sono. I difetti. No, e lo fa. Cioè, questo Silvia non ha filtri, quindi. Io vivo a 100 all'ora. Quando ti dà, ti dà tutto. Non trovavo lui, io ero. Quando ti dà, ti dà tutto. So. Se viene tradita, ti devasta. Eh sì. Io, ecco, forse l'onestà per me è tanto. Sì. Cioè, se una persona o me è disonesta o non è corretta, io... Non ho pietà. Mi fa così, è un caratteraccio. Cioè, quello ti direbbe, ma lascia fare, va bene. No, io, anche nelle amicizie... Nella famiglia, ma anche con lui, io sono una persona sincera, quando ti devo dare le folle cose ti do tutto, ma non ti azzarda mai a farmi o remarmi contro perché non ho pietà, te la rendo, non ti lascio fare, te la rendo. Vendicativa. Sono vendicativa, diversamente vendicativa. Vorreste per una giovane coppia che ora hanno 20 anni, che si sentono innamorati, magari un consiglio? A 20 anni di non farsi troppe proiezioni, di viversela ogni giorno, secondo me è il segreto di ogni coppia. Cioè, e senza... il bello dei 20 anni è che sei spensierato. È che sei spensierato, devi proprio lasciarti andare, vivertela e goderti il momento. È il bello della vita, ma quando sei innamorato è amplificato. Sì, e magari visto che sei anche detto non andare troppo a spulciare... profili, social, ma anche il passato, se è passato è passato, è finito, qualsiasi cosa. Ma se sei gelosa anche delle foto delle elementari, ma sta zitto, stai, ma che dici? Perché ti ho detto, guarda, chi ti piaceva quella? Questa si vedeva, si vedeva, no? E, no, però ecco, anche con tutta questa sovraesposizione che abbiamo sui social, poi uno si fa un'idea di una persona attraverso post, quello che scrive, quello che fotografa, magari non è quello,
E insomma, io fossi in una giovane coppia non andrei a spulciare il resto. Non è quello che si vede, ma cercherei di parlare, è quello che si sente. Cioè, forse dal momento che si usa i social, tutta questa immagine, tutta questa cosa, bisogna essere per forza belli. C'è anche un sentimento invece dovresti curare, quello che c'è dentro di te, se, distintamente dall'immagine poi. Ma l'amore è quello poi fondamentalmente, se ci investi perché quella persona ti dà quel sentimento e ti fa sentire quella forza in più, capito? Voi festeggerete il San Valentino? Avete una tradizione? Non si è quasi mai festeggiato. Ma perché si fa la cenetta a casa, sì. Raramente siamo andati fuori. Sì. Quante volte siamo andati? Ma non lo so, perché noi le feste proprio dettate ci stanno un po'. A parte il Natale che ci piace, il resto è un po' i compleanni, ma niente di sconvolgente. Mm. Poi è sempre vicino al suo compleanno, quindi magari si fa una serata sola. Mm. Quest'anno si va al Carnevale di Venezia. Però San Valentino si festeggia sempre, se uno lo ama, lo ama. Questa è scritta su tutti i barattoli di San Valentino. Cioè. Vabbè, io fa due regali, però. C'è sempre due regali. Infatti. Anche perché io sono nato vicino. Vedi, però il regalo lo fa. Sì, ma anche perché sono nato vicino a Natale, quindi io voglio due regali anch'io. E giustamente lei è vicino a San Valentino, voglio due regali anche lei. Giusto. Ok. Siamo pari anche in quella, visto. Bene. Questo era Impronte Digitali. Un podcast realizzato da Yule Bush e prodotto da Il Giunco.net. Supervisione di Daniele Reali.